È la prima delle 10 attività d'impresa finanziate dal Comune di Napoli tramite l'Assessorato alle politiche giovanili, creatività ed innovazione attraverso la misura Sviluppo Napoli, che fornisce sostegno concreto allo sviluppo economico del territorio. Il ristorante Tandem è in via Sedile di Porto ed aderisce alla rete della Federazione Antiracket Italiana e del Consumo Critico. È una scelta più che normale secondo me, quindi diciamo è stato un discorso che è venuto da sé, aprendo in questa sede, appunto siamo vicinissimi alla sede dell'associazione. Secondo me è importante arrivare in quei posti, in quei punti della città che ormai hanno perso il loro vigore, diciamo, perché questa strada un bel po' di anni fa era molto viva e io penso che tutti i vicoli di Napoli debbano essere così vivi e ci debba essere la tranquillità di poter passeggiare appunto per Napoli senza temere nulla. Presenza è il primo passo verso la sicurezza. Il rapporto con il comune si è svolto dall'uscita del bando. Abbiamo cominciato uno stretto dialogo, diciamo, con gli uffici dell'assessorato ai giovani che appunto mi sono stati vicini veramente sia nella compilazione del bando sia nei vari step, appunto dal concepimento, diciamo, dell'idea e poi come portarla avanti su carta e come portarla avanti nei successivi step fino ad arrivare, diciamo, all'attesa del verdetto finale. Dopo una procedura d'evidenza pubblica promossa in tutte le municipalità, sono stati assegnati 10 contributi da 20.000 euro ciascuno destinati a giovani imprese, per investire nelle competenze e nel talento dei giovani. Tandem in particolare nasce dall'idea di unire nella cucina la cultura napoletana con quella russa. Appunto, ci troveremo oggi per esempio a degustare vodka e ragù, che appunto sono i due simboli che ho scelto a livello gastronomico per rendere bene il simbolo di questo progetto che si chiama Napoli incontra Mosca. Mette insieme la creatività dei nostri giovani, la voglia di fare impresa, il comune che si mostra disponibile, una Napoli che vuole vivere, vuole fare e che è pronta a mettersi in gioco, e mette attraverso la gastronomia le culture in contaminazione, e questa è una cosa importante.